di i manoscritti C. Ok, scusa. Che lettere sono? Scusate. Buon pomeriggio a tutti ragazzi, oggi parleremo di un anime che se non l'avete visto vi consiglio assolutamente di vederlo, che è Fullmetal Alchemist. Bene, principalmente in realtà su quello su cui ci baseremo noi sarà Fullmetal Alchemist Brotherhood, perché appunto quest'opera, tratto appunto dal manga di Hiromi Arakawa, gode di ben due trasposizioni anime. Una del 2003, che è proprio uscita in concomitanza con la stesura del manga. Tra l'altro quella che ho visto io per la prima volta, ovviamente. E questo è il motivo per cui non ha seguito poi, cioè segue la storia solo per i primi capitoli del manga, sì. Poi continua per una storia, cioè con una storia tutta sua originale, che non c'entra nulla. Ed è questo il motivo perché era difficile andare a pari passo con la stesura dell'opera, quindi o mettevano filler oppure come in questo caso hanno continuato. Poi quella invece di cui parleremo oggi è Brotherhood del 2009, quindi se non avete visto Fullmetal Alchemist vedetelo, perché tratta tematiche abbastanza importanti e tra cui il nazismo. Stiglitz, see how fit is into your Nazi boss. Fosse un manga destinato a un pubblico giovanile di ragazzi, perché era il classico shonen per ragazzi, però affrontati con tematiche comunque pesantucce, attuali, affrontate in maniera molto adulta. Okidoki! Quindi mettiamo la sigla! No, sapevate che la... Mettevo... Ho la sigla di Fumetto Alchemist, ma una di chiusura su Spotify da tempo. E non sapevi che. Non sapevi che fosse di Fumetto Alchemist. No, perché ho detto, è bella sta canzone. Invece, poi ho scoperto, quando poi abbiamo rivisto Brotherhood, perché come dicevo, io ho visto la serie precedente. Quella che tutti considerano una merda. Che infatti, se vi ricordate, io ho detto, ma io tutte queste scene non me le ricordo. Certo. Certo, è normale. Poi abbiamo scoperto che non ci sono. Tra l'altro, ci sono proprio antagonisti differenti. Perché non c'è. La storia è totalmente diversa poi. Tu sai chi è l'antagonista di 2003? Certo, io lo so. Chi è? L'insegnante di Dante, una cosa del genere. Dante. Non è Dante, era tipo la maestra. L'insegnante dell'insegnante. Sì. No, non lo sguardo così oggi. È bella sta cosa. Non è come quella di Berserk. Sai cosa succede a Dante? Non Dante. Non si Beatrice. No, gli omuncoli vengono creati anche diversamente nell'altra serie. Poi hanno cambiato tutto già dall'inizio, hanno sminchiato. Awesome! Per poter parlare di Fullmetal Alchemist dobbiamo dire che cos'è l'alchimia. Perché tutto si basa anche su quello. Beh, allora, secondo... sfumare tutto in oro? No, magari. In realtà questa è una legge per cui gli alchimisti di Stato non possono produrre oro. Quindi lasciamo perdere. Si possono arricchire. Beh, tutti avrebbero voluto farlo, ma non si può fare. Comunque, l'alchimia è una scienza che si occupa della trasformazione, della modifica della materia. Questo come avviene? Segue appunto tre fasi questa cosiddetta trasmutazione, che sarebbero innanzitutto la comprensione della struttura della materia, che è fondamentale. Poi abbiamo la scomposizione e la ricomposizione. Ma è un po' come l'eliminazione di chimica alle scuole superiori. Eh sì, perché fondamentalmente tanto poi sappiamo che si basa sugli elementi. Quindi... Sto trasmutando e te lo comando in un phaser di Star Trek. Ma non ci sono gli stessi elementi, cioè tu non puoi creare dal nulla. Giusto. No, infatti lo spiego. Innanzitutto questa alchimia è questa energia scaturita dalla forza della crosta terrestre che per emergere molti utilizzano dei cerchi alchemici. Come vedremo nel corso della storia, non tutti hanno bisogno di fare un cerchio alchemico, perché riescono a utilizzare l'alchimia senza cerchi alchemici. Perché loro sono sforbi. Perché loro possono. Il caposaldo principale dell'alchimia
è il principio dello scambio equivalente, che come viene spiegato anche dal protagonista stesso, l'uomo non può ottenere nulla senza sacrificare un qualcosa che abbia lo stesso valore dell'oggetto di partenza. Infatti, fondamentalmente, da un oggetto di partenza si può ottenere un qualcosa che abbia lo stesso valore. Quindi, per se questo si 10 euro, tu devi dare 12 euro. Ma se 12 euro ci sto anche rimettendo. Così non è come? Proprio molto equivalente. Come let's go. Mio figlio poteva morire. Non è molto equivalente come cosa. Poi aggiungiamo altre due piccole perle che sono fondamentali per la storia, che sarebbero: uno, che è considerato abbastanza grave la trasmutazione umana, e due, che l'unica cosa che può sovvertire le leggi dell'alchimia è la pietra filosofale, che come vedremo... Quella di Harry Potter. Anche quella, che come vedremo purtroppo si può produrre solamente con l'utilizzo di altre, di altri esseri umani. E questo sarà Di altre vite. Esatto, si può ottenere solo con altre vite. Bene, detto questo, possiamo introdurre il Wu. I nostri personaggi principali. Dico personaggi principali perché i protagonisti sarebbero due, cioè protagonista e coprotagonista, e sono i fratelli Eric, Edward e Al. Come spesso accade... Abbiamo parlato di Edward ed Al, si è acceso il sole. Come spesso accade, sono fratelli che... a livello caratteriale non c'entrano. Ed, che è il fratello maggiore, è quello completamente, diciamo, più impetuoso, da un carattere totalmente impetuoso e molto testardo, che ha il complesso dell'altezza. Quindi se tu gli vai a dire che è basso, lui impazzisce. È cioè, basso, basso. Ma io impazzisco anche per cose molto minori. Beh. Molto minore. Mentre Al, che è il fratello minore, è quello che ha un carattere più calmo, riflessivo, che in un certo senso cerca di bloccare, di frenare un po' l'impeto del fratello, di farlo ragionare, portarlo sul farlo ragionare. Ed è anche quello veramente sfigato. E ora spiegheremo. E lui lo sfigato della serie. Sì, ma non è come in altri posti, non è per sua colpa. Esatto. Diretta. Però. Sì, va bene. Però lui si è fatto trascinare al fratello maggiore. E beh, anche questa cosa. Ho detto che lui ha fatto... un errore, sfigato. Ora vedremo. Comunque, questi due fratelli iniziano un viaggio alla ricerca della pietra filosofale. E durante il corso di questo viaggio loro conosceranno un sacco di personaggi, comunque ci sarà chi li aiuterà, chi li ostacolerà nel loro viaggio. E tra come questi... sempre, che tutto lisce non può andare, esatto. È ovvio. Tra questi vi è un personaggio conosciuto come alchimista di fuoco, Roy Mustang, che gli consiglierà beat. All'inizio, nei primi episodi, gli consiglierà di fare l'esame per diventare alchimista di Stato, perché diventando alchimista di Stato tu accedi a determinati privilegi, un po' come essere Hunter. Esatto, come essere Hunter. Soprattutto, oltre ad avere diritto ad alcuni privilegi, aveva la possibilità di accedere a determinate informazioni, beh, che era certo. Quello che a lui fondamentalmente interessava, principalmente. Una cosa che vorrei aggiungere, il titolo di alchimista di Stato, vi ricordate a quale grado corrispondeva nell'esercito? Comandante? No. No, maggiore. Maggiore. Quindi lui, anche se ha, quanti anni? 16 anni? Sì. È maggiore dell'esercito. Sì. Esatto, risulta maggiore. Questa cosa la scopriamo poi nella puntata. Sì. Però, nonostante ciò, comunque, cioè, hanno una cattiva fama nella popolazione, perché... Chi? I fratelli Eric? No, in generale gli alchimisti di Stato, perché si presume che loro abbiano venduto addirittura la loro anima pur di avere questi privilegi. Sì. Quindi molte persone non li vedono molto bene, questi alchimisti. Tra l'altro, non so se tu lo stavi per dire, gli alchimisti di Stato vengono anche, diciamo, rinominati come i cani dell'esercito. Esatto, anche questo cani dell'esercito. Comunque non era una cosa a cui andava tantissimo a genio, andava moltissimo a genio. Sì. Io lo prendo da pietra filosofale. Cioè, Edward stesso, però era fondamentale per trovare questa pietra, questa pietra filosofale, ora spiegheremo perché. Introduco quest'altro personaggio che è un'amica d'infanzia di Edward e Alfonso in italiano. Alfonso. Che sarebbe Wiri Rockbell, che è un'esperta meccanica, un'esperta di automail. Dimmi che sei la tromba.
ci sono buonissime non possibilità. È Berserk, mi dispiace, ci sono, beh, non nell'anime però ci sono buonissime possibilità che sia accaduto, yes, che anche qua trombano in futuro, diciamo che Edward ce la fa. A proposito di sai chi è l'unico personaggio che detta dall'autrice? Lo so, purtroppo ci sono rimasto male. Esatto, ci sono rimasto troppo in male. In che senso? Cioè, che non ci sarà futuro tra lui e un'altra persona. Sempre delle coppie famose che c'è. Non mi dire che Roy Master esatto, contenente. Perché per i motivi di militari non possono. Roy Master anche il tenente. Non possono stare insieme per motivi militari. Quindi in teoria. Logicamente non avranno futuro. Però la scrittrice diceva: l'immaginazione mi rimane, quindi se un domani volesse fare uno spin-off o un qualcosa, magari farà in modo che accada. Ma tecnicamente è una cosa impossibile. Esatto, di questa cosa ci è rimasto troppo male. Poi. Io non parlo più oggi. Così mi dispiace. È rimasto profondamente colpito e offeso. Cioè, io ci credevo in loro. Anch'io credevo in loro, perché c'erano quegli scambi di complicità, sguardi. Tu dicevi, sì, dai, ce la potete fare. Ma questo spiega perché loro non hanno mai nell'anime. Cioè, non sono mai arrivati nemmeno ad essere proprio sul punto di limonarsi. Ma sì, perché dovevano mantenere le distanze. Diciamo che anche perché avevano anche altre priorità, tipo salvare Amestris. Stai anticipando tutte cose. Ma possiamo tutte. Avevamo appunto introdotto Wiri perché lei è la meccanica per eccellenza di fiducia di Edward e Al. Perché è esperta di automail. Gli automail sono delle sorti di protesi robotiche, un certo meccaniche. Ah, nella posta automatica? No. Però che vengono collegati direttamente ai nervi, poi possono essere utilizzati sia come armi, come prove. Tipo Berserk. Esatto, tipo Berserk. Bene, e questo perché? L'aspetto dei nostri protagonisti è abbastanza particolare, soprattutto quello di Al, che presenta una grandissima armatura. No, è lo sfigato, è loser. Ah no, non è la tecnica del loser. No, quello è ha le sembianze di una grandissima armatura di acciaio, mentre il fratello Edward ha un braccio e una gamba in automail. Questi giovani. Poi c'è la musica sopra qua. Dopo. Immaginiamo anch'io. Dopo la morte della madre, essendo comunque già dei piccoli esperti di alchimia, già cominciavano a guardare, a spulciare i libri del padre, ebbero l'idea di fare una trasmutazione umana. Perché non ho fatto da bambino la trasmutazione umana? Che nonostante comunque fossero mossi da ideali, cioè più che altro abbastanza lecito, io volevo riportare in vita la madre. Dai, è abbastanza lecito, dai, Joy Wood. Diciamo che è opinabile, comunque. Però, appunto, durante il rito della trasmutazione qualcosa andò storto. Zanzan, sa come chi mai? Chi l'avrebbe mai detto, visto che è uno di c'è una legge che te lo vieta. Chissà come mai è andato storto qualcosa dei bambini di 10 anni. 10 anni? Bene. Massimo. Cioè, non so quando è detto. Loro giunsero al cospetto del portale della verità. Oh. Che è fondamentale per la conoscenza dell'alchimia in generale, della verità assoluta del mondo. Cosa accadde in questo portale? Accadde che ad Al venne asportato tutto il suo corpo, mentre ad Edward solamente una gamba. Quale? Delle tre gambe? Delle tre gambe. Era un bambino, se ne aveva due. Okay, scusate. Credo che fosse la gamba sinistra. Vabbè, scusa. Peggio di peggio. Ritornato indietro dal portale, preso dalla disperazione perché Al non c'era, decise di fare un'altra trasmutazione e donare il suo, cioè sacrificare il suo braccio destro, credo il suo braccio destro, sì. Per poter legare almeno, salvare l'anima del fratello e legarla alla prima cosa che ha trovato lì vicino, che era un'armatura, quindi. Che culo! Cioè poteva trovare una bottiglia di whisky scadente, ti immagini? Allora Al, dove andiamo oggi? Ok! Perché tutti hanno un armatore in casa, ovviamente, no? Sì, io c'ho lì. Sì, abbiamo anche noi l'armatura. Comunque, lo legò a questa armatura, motivo per cui... Ma come l'ha legata?
Sempre con la trasmutazione. Lui ha dato il braccio, basta che non mi dai l'anima. Almeno questo ci ho visto. Lui ha fatto un cerchio alchemico col sangue. Esatto, sì, ha fatto un... Che era tipo la trasmutazione dell'anima in quel corpo. Sì, esatto, mio Dio. E così facendo, almeno ha ottenuto l'anima del fratello. Che poverino, fondamentalmente, non c'è dentro l'armatura, è vuoto, c'è solo l'anima. Sì, la usano come ripostiglio ogni tanto. Esatto, ci mettono qualcuno. Come nascondiglio. Esatto. E niente. Oltre questo fatto, ciò ci spiega un paio di cose. Il fatto che Edward è conosciuto come alchimista d'acciaio, perché comunque ogni alchimista di stato, poi una volta che attiene questa carica, prende anche un soprannome. Ed è anche il motivo per cui spesso tutti lo scambiano. Penso, cioè, l'alchimista d'acciaio chi sei? È il fratello, chiaramente, con l'armatura, il fratello Al, no? Anche, e invece... perché in inglese, cioè anche in giapponese, è full metal. È full metal, quindi tutto d'acciaio. Quindi non si aspetta l'armatura, cioè... tutti quanti dicono, ah, oh, sei tu l'alchimista d'acciaio. No, sei tu. È lui si che dice, no, lo sono io, e che cazzo? Ah, ma tu sei troppo basso, ma è sì, allora, una c***a. E si incazza tipo all'infinito, si fa così. E un altro motivo è che, in quanto lui ha fatto una trasmutazione umana, quindi è stato al cospetto del portale della verità, riesce a utilizzare l'alchimia senza alcun cerchio alchemico. Quindi lui basta che fa... e fa tutto quello che deve fare. Poi queste cose le mettiamo in After Effects, va bene. Quando già, avremo un cazzo già fatto, gigante già fatto in un video di Jim Plot che andrà in onda a breve. Gigante, papà, via. Esattamente questo. Bene, ora mi sa che possiamo parlare del Werr. Questo è uno dei pochi anime e manga in cui il Werr è quasi il Wen e sono spiegati. Sì, sì, no, bene. Ci sono spiegati, sono... Uno dei pochi, perché tutti gli altri anni li abbiamo visto. O c'è il Werr o il Wen non è specificato. Esatto. Ma sono sempre molto ambigui. Un altro anime, scusi se... E poi procedi con il Werr. Un altro anime di cui parleremo solamente in versione speciale, quindi alla fine, sarà Neon Genesis Evangelion. Vorrei specificare che il Werr e il Wen sono precisi. C'è un luogo e una data precisi che poi parleremo. Un altro anime dove c'è almeno il dove è sicuro e quando non lo ricordo era l'Uomo Tigre. Penso che l'Uomo Tigre sia contemporaneo. Quando, un penso di sì, però spiegavano esattamente da dove partisse, certo, e dove andasse, sì, a vivere, sì, dopo. Era molto, sì, sì, realistico, sì, anche. Per quanto riguarda appunto il Werr, sappiamo che il mondo... di Fullmetal Alchemist è ambientato in un mondo immaginario, un mondo comunque parallelo dove vi è l'alchimia e soprattutto vi sono delle varie regioni, quella in cui si concentra tutta, diciamo, la storia è la regione di Amestris, come aveva già accennato prima il dottore poc'anzi. In questa regione, che è comunque in cui vige un regime militare assolutamente corrotto, perché questa è la base della storia. È anche molto nazista. È abbastanza nazista. Il capo di stato è chiamato il Führer. Esatto, per questo dicevi nazista, perché Führer. Effettivamente. diciamo che nel mondo di Fullmetal Alchemist abbiamo questa regione centrale, al centro, che è Amestris, con la capitale, che è Central City, sempre al centro. Central. Che è comunque... la città principale di dove comunque c'è il centro del... In cui si svolgono anche molti fatti. Si svolgono molti fatti, anche il centro comunque dell'attività politica, comunque. Sì. E il tutto è retto da un comandante supremo. Questo comandante supremo... Non è Hitler. Si chiama King Bradley. Bradley, ma è carino, lui sorride sempre. Esatto, è anche, affetto da brocchite, questo è fondamentale. Sì, King Bradley ma non sempre, a volte lo apre. Aspetta, lo spiego. La brocchite è fondamentale. Questo comunque ha la brocchite, ma non è solo lui ad avere la brocchite, anche Xing ha la brocchite. Sì. Che è un altro personaggio. Bene, è assolutamente corrotto. Corrotto perché? Perché il caro King Bradley, che sembra tutto carino, tutto sì, ho la mia famiglia, sì, la foto qui, mio figlio, in realtà è d'accordo con gli antagonisti della storia. Che chi sono gli antagonisti della storia? Sono gli Homunculus. Hai rotto gli Homunculus. Gli Homunculus.
Questi homunculus sono degli esseri pressoché immortali, anche se hanno un numero di vite, cioè, limitato, però fondamentalmente sono immortali. Se nessuno li tocca, sono immortali. Ah, cioè, sì, effettivamente... Diciamo che hanno un numero di rigenerazione limitato. Esatto. E oltre ad abilità e forze, ovviamente, cioè, oltre gli umani, chiaramente. Tutti si aprono la bocca nella pancia, no? Io quando mangio. Lì c'è il nostro glottoni. Esatto, glottoni. Perché il signor Reno, King Bradley, in realtà è pure un homunculus. E questo perché lui è il risultato di una serie di esperimenti sugli esseri umani. Che carini, come Mengele! A cui appunto iniettavano la pietra filosofale e vedevano che effetti avesse. Lui è l'unico che è sopravvissuto a questo esperimento, per cui è stato il prescelto. Prescelto da chi? Da il padre, che è il padre degli omunculi. Ah, Sava! È Sava! È Sava! Per portare avanti il suo progetto malvaggio. Qual era questo progetto malvaggio? Bene, la nascita... Conquistare il mondo? Ovviamente, quello è alla base di ogni cattivo, scusami. Io lo compro. Ma principalmente era quella di avere la conoscenza assoluta della verità, dell'alchimia, cioè del potere generale. Però per fare ciò lui aveva intenzione di creare un bellissimo cerchio alchemico grande quanto tutta la regione, sacrificando tutti gli abitanti del paese, con lo scopo di creare una pietra filosofale. Che vuoi? Il coronavirus è un cerchio alchemico. Quando tutto il pianeta. Stanno cercando Bill Gates di aspirare tutte le nostre anime per creare una pietra filosofale. Tranquillo, tu non hai un'anima. Ah, giusto. Tu sei salvo. Ti ha salvato. Il coccolino è venuto. Sì, il detersivo è venuto. Ok. Comunque, appunto, cercava di creare questa pietra filosofale per i suoi scopi. Cosa che comunque già un po' aveva fatto in precedenza, molti secoli prima, perché all'inizio di... Prima che partisse tutto questo progetto della nascita dello stato di Amestris, di King Bradley, eccetera, il caro padre, che in realtà inizialmente aveva la forma di un piccolo essere dentro un'ampolla, era stato creato da un alchimista, un antico alchimista che utilizzava diversi schiavi. Tra questi schiavi vi è un certo schiavo di nome Van Hohenheim, che è il padre dei nostri protagonisti. Che è olandese dal nome, secondo me. Secondo me deve essere tedesco. È Van Hohenheim. Sì, sì, è tedesco. Tedesco. Lo spiegherò dopo. C'è il Führer, c'è il nazismo, non poteva essere olandese, stonava. No, mi sembra sia tedesco. Invece è German. Che vuol dire sia tedesco? Achtung. Beh, io poi. Van Hohenheim. Lo conosci? Chi? Cosa? Lo vuoi? Non me lo ricordo cosa, ma c'è... È il tipo, sì signore. Ah, ecco cos'è. Sì, certo che lo conosco. L'avevo sentito spesso la cosa. Sì signore. Vabbè. Comunque, Van Hohenheim, un po' preso dalle discussioni con questo essere nell'ampolla, perché se ne si mostrava molto saggio, conoscente di tante cose, della scienza, dell'alchimia, quello che è. La scienza infusa. Promise la libertà a Van Hohenheim, visto che era uno schiavo di questo alchimista, no? Con la scusante, tipo, dai, vieni con me, ti mostro la via del sapere. La via del signore. La via del sapere. Lui lo convinse a portarlo nei pressi di una reggia, che è l'antica reggia di Xersi, che si trova nella mappa, ad esempio, di Fullmetal Alchemist, si trova nella zona desertica, che appunto... Non esiste più nulla, perché all'inizio c'era questa reggia di Xerxes. Ah, reggia di Caserta, ho capito. In questa reggia cosa accadde? L'Homunculus parlò con, ovviamente, i sovrani, promettendo la vita eterna, però ovviamente era tutto un trucco, perché lui voleva essere liberato dall'ampolla, poter prendere il corpo di qualcuno, quindi attraverso creò un cerchio alchemico. Comunque, una cosa fondamentale che volevo aggiungere, voi sapete chi realmente, nella realtà, cercava l'immortalità per sé e per il suo esercito? Hitler?
Il Sacro Graal, l'Arca dell'Alleanza. Questa cosa la ricordavo, ma molti soldati erano ossessionati da questa cosa delle quindi i collegamenti con il nazismo si stanno ampliando. Vabbè, infatti si parla di razzismo in generale, però effettivamente nel dettaglio sembrerebbe abbastanza nazisti tutti quanti. Yahoo. Comunque, riuscì a liberarsi e però mantenne la promessa con Van Hohenheim, perché lo ringraziò, gli diede la vita eterna, lo rese immortale, lo rese comunque cioè gli diede la conoscenza, però lui aveva altri scopi, il signor padre. Van Hohenheim, che ovviamente in realtà era di buon cuore, non si aspettava tutto ciò, per cui decise di allontanarsi, cioè continuare il suo viaggio per i fatti propri. Motivo per cui Van Hohenheim ha comunque molti anni, mi pare che sono tipo sulle 400 anni ci abbia. Ah beh, ma mai quanti Matusalemme che ne ha 800 e passa. Mai quanto il maestro Muten. Apposai. Io quoto Apposai. Apposai sarà più vecchio. Che è mummificato quasi. Cioè, per lui o Baba arriviamo di quasi 6.000 anni. Penso sì, età media. Van Hohenheim poi lo ritroveremo, perché poi si schiererà dalla parte ovviamente dei figli, li aiuterà, eccetera, eccetera, poi si sacrificherà pure, quindi comunque lo ha combinato a Ishbal, che era una delle guerre civili più sanguinose che ci sono state in Full Metal Alchemist. Come l'invasione della Polonia. E poi era... Beh, ci stava. Vabbè, okay. Full Metal Alchemist nazismo. Come vuoi studiare la Seconda Guerra Mondiale, vediti Full Metal Alchemist. Abbiamo risolto il problema. Esatto. Se no fare uno speciale in cui facciamo i paragoni. Bradley Führer. Cioè, okay. Führer e Führer. Ci penso Führer. Io, ragazzi. Comunque, per far ciò, comunque, il padre poi per continuare, per portare a termine il suo piano, creò altri 7 homunculus, a cui diede i nomi dei sette vizi capitali. Auto questo, Gluttony, insomma. Esatto, Gluttony, abbiamo Lust, abbiamo Greed, abbiamo Envy, Invidia, abbiamo tutti Pride, quanti. Pride, che è mio preferito, io amo Pride. Pride, ti piace Pride? Io che, è il che mio poi preferito. Tra l'altro Pride è il bambino, il figlio di Bradley, perché loro hanno questa copertura, no? No, perché vabbè, Bradley, ricordiamo che era sposato con la moglie, eh? Sì, una moglie che si era scelto lui, sempre come copertura. Solo la moglie era umana. Ora possiamo comunque introdurre il Gwen. Perché appunto sappiamo che il tutto si svolge nei primi del Novecento. Cioè primi del Novecento ovviamente alternativi, perché abbiamo un 1900 alternativo, perché ovviamente ci sono gli automail, c'è l'alchimia, cioè quando mai. E la maggior parte degli eventi si svolge nel 1914. La maggior parte dei... Durante la prima guerra mondiale. Poco prima. Chissà. No. Cioè, no, proprio nel momento dello scoppio. Esatto, perché... la prima guerra mondiale inizia nel 14, però non la chiamo la guerra del 15-18. Perché l'Italia è entrata successivamente. Dopo, schierandosi sempre dalla parte sbagliata. Come sempre. Poi cambiando parte. Nella parte sbagliata di nuovo. Come la seconda guerra mondiale che cambia parte di nuovo. Perché è una bandiera. Comunque, una menzione onorevole va alla maestra di Hal ed Edward. Che è buona. Ed è stata soprannominata come Pacchio, è stata nominata Pacchio d'oro, che se la gioca con il generale Armstrong. Esatto, tutte e due. Però la Curtis è superiore. Tanto che è anche un sacrificio importante. A voglia. Possiamo fare una top 10 Pacchi d'oro degli anni della nostra immagine. No, ragazzi, io ho un'altra idea. Io non ve l'ho detto. Io volevo fare un episodio speciale. In cui leggiamo le Miss Pacchiuolo, Miss Brocchite, Mr. Brocchite e altre cose che noi citiamo, tipo facciamo 4-5 categorie, ognuno di noi fa una nomination e poi noi li votiamo e li eleggiamo. Si può fare. Sì, vi parlo delle trivia e possiamo chiudere qua dopo le trivia. Per quanto riguarda le trivia, io ho deciso di parlare di quello comunque a cui mi sento più legata anche per i miei studi e quello che è. Perché in Fullmetal Alchemist ci sono un sacco di riferimenti alla cultura antica e non sono casuali, sono voluti alla cultura antica. Scusa, e... no. Certo. Ah no! Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No.
Oh, mia... No? E se non sta a un metro e mezzo, no. Ah, no! No. Mi scusi. No? Tipo, ad esempio, che ne so, il nome homunculus, che proprio viene dal latino e significa piccolo uomo, ed è esattamente letterale utilizzato. Ma io sono un piccolo. Ah, no, scusa. In Full Metal Alchemist. Poi altre cose come ad esempio tratte dalla cultura, dalla civiltà greca, come dracma che aveva notato lui. Dracma e creta, ragazzi, era ovvio che dracma, tra l'altro scritto nello stesso modo, esatto, che la moneta che erano i greci prima di andare nell'euro. E poi anche Xerxes, che comunque è uno degli imperatori persiani, dei sovrani persiani durante la guerra persiana. E non solo questo, ci sono un sacco di riferimenti e personaggi che sono ispirati a personaggi alchimisti realmente esistiti. Sì, lo sapevo questa cosa. Ah sì? Già. Tra cui Van Hoenheim. Esatto. Dovrebbe essere Von Hoenheim, credo sia tedesco. Sì. In realtà se voi cercate il nome, è tipo un nome infinito, quindi non me lo ricordo, ha tipo 4-5 nomi questo tizio. Come ci sa? Però conosciuto alla storia come il Paracelso. Il Paracelso? Celso, no? Celso! Celso! Vedete, il Paracelso è tipo un ombrello mentre vai in bagno a cagare. Ma comunque... Ma perché dovresti usare un ombrello mentre caghi al chiuso? Paracelso. Magari non stai cagando al chiuso? Possiamo andare avanti dal Paracelso? Ok. Allora, questo Paracelso... fu un famoso alchimista, botanico, scienziato, di tutto. Che altro, credo del XV, che è visto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Come A lui si deve anche, lui fu colui che battezzò l'elemento zinco, e proprio per questo motivo, e non è appunto casuale, lo zinco è uno degli elementi fondamentali per la trasmutazione umana in Fullmetal Alchemist, insieme poi al mercurio. E il mercurio è un altro elemento fondamentale per l'alchimia, perché nel simbolo degli alchimisti, che è la croce col serpente, spunta HG, il serpente indicherebbe la fissazione del volatile, il volatile sarebbe il mercurio. Ah. E il simbolo dell'alchimia lo ritroviamo nella tomba di un altro alchimista francese che si chiama Flamel, Nicolas Flamel. Non mi ricordavo il nome. Nicolas Flamel, questo alchimista, secondo la leggenda, fu colui che scoprì la pietra filosofale. E si narra che lui riuscì a... No! Ha fatto che homunculus? Probabile. Ah. Van Hoenheim, nel suo De Rerum Natura, scrive la ricetta per creare un homunculus. Cioè, uno degli alchimisti di cui prende anche spunto è quello a cui viene accreditata la polvere da sparo. E quest'altro è un'altra cosa che... Ma scusa, la polvere da sparo l'avevano creato? No, sì. No! Si crede così. Polvere nera la chiamavano. La chiamavano così. Ma il personaggio, cioè ovvero il padre della tenente Riza, che era il maestro di Roy Mustang, che è alchimista pure lui di fuoco, casualmente ha lo stesso nome, che credo sia Bertold Hockey. Il cognome era Hockey, la pronuncia non mi pare di sì. Allora, Bertold Hockey esistì veramente ed era un monaco e alchimista... Credo pure lui tedesco, non mi ricordo sempre. Comunque, non mi ricordo. Non mi ricordo esattamente. Che scoprì la polvere da sparo. Quindi, per questo motivo, cioè, non è casuale che lui fosse un alchimista di fuoco. Cioè, tutto quanto c'ha un perché. Magnifico. E aggiungo ultime cose su alcuni altri personaggi che a cui tengo particolarmente, perché ad esempio uno che cui mi piaceva particolarmente, che era uno che prima si presentava come cattivo e poi in realtà parte passa e buono, è Barry the Chopper, che io quando l'ho letto ho detto lo squartatore è sicuro Jack lo squartatore, ed è veramente Jack lo squartatore, quindi un riferimento alla Londra vittoriana. Ricordiamo che le vicende di Jack lo squartatore si svolgono nel quartiere di Whitechapel a Londra. Esatto. E ci tenevo a dirlo. Inoltre, il portale della verità sembra ispirato a un portale reale, quello là, un portale realizzato dallo scultore a cavallo tra 1800 e 1900 che si chiama Auguste Rodin, e appunto che realizzò questa porta chiamata Porta dell'Inferno, e sembrerebbe essere appunto l'ispirazione per la porta trattata lì. Sì. Finisco una chicca mia personale, giudizio personale, e poi possiamo chiudere qui. Sì. che però questo non ho trovato nessuna corrispondenza online, sinceramente, quindi credo sia solo una mia opinione. Col fatto che, secondo me, il personaggio del tenente Havok a me ricorda tantissimo Onizuka di
di GTO. Anche a me quello che fuma? Esatto, quello che fuma sì, chiama sì, le donne. E secondo me è ispirato a lui, però non lo so, sarà una mia idea. No, ma anche io pensavo la stessa cosa. Detto questo, buon pomeriggio a tutti in cielo. Ragazzi, ciao, prima di passare alle domande, la puntata. Prima di passare alle domande, io vorrei fare un piccolo appunto di una cosa che io vi ho tenuto nascosto finora. Voi sapete come finiva l'anime del 2003? Ecco, io il finale sì, non l'ho letto. Volete che ve lo dico? Io lo voglio sapere. Perché tu lo sai perché l'hai letto, io l'ho visto, è diverso. Dice che praticamente l'ultimo episodio, non mi ricordo se attende cosa accade, c'è il padre di Al ed Ed, che praticamente dice che loro vivono in un universo parallelo, in cui dice nell'altro universo ci sono cose molto cattive, e si vede tipo il vero nazismo, la vera bomba atomica, c'è il nostro mondo reale. E finisce che comunque loro non prendono i loro colpi e restano così per colpa. Al cosa? Diventa alchimista di Stato. Ma non è l'alchimista di Stato? No. Ah, questo è Mario. Lui fa l'esame per diventare... Ragazzi, l'ho visto una decina di anni fa, l'ho visto, non mi posso ricordare tutto. Vabbè, dai, ci hanno provato, hanno fatto una storia originale. Qua ci vuole fanbozzi. E ora, il quiz. Siamo qui per il quiz e secondo me era totalmente inutile, potevamo benissimo finirla qui la puntata. Allora, prima di iniziare con le domande, ci sono delle cose che dobbiamo fare. Punto 1, abbiamo migliorato il nostro sistema per fare le domande, perché solo ho fatto un foglio Excel che ci conta direttamente i punti in automatico, così non sbagliamo prima, facciamo wow, ogni volta. Che precisione, professionalità. Poi, un'altra cosa dobbiamo dire sulle domande, nessuna delle domande riguarda Edward e Al. Benissimo, iniziamo benissimo. Dunque, hai due aiuti, il 50 e 50 e il nostro aiuto. Come ti avevamo promesso in privato, le domande sono estremamente difficili. Quindi ti consiglio di utilizzare questi aiuti nel momento giusto. Iniziamo con la domanda 1, poi le 3 e poi le 5 punti. Vuoi iniziare tu con la prima domanda? No, io inizierei proprio con la prima. Oddio. Ho capito, dai, questo è molto semplice, ragazzi. Ah, vediamo. Semplice. Qual è il nome della nonna di Winry? A. Olivier. B. Mila. C. Rose. D. Pinaco. Beh, questa almeno la so. Almeno un punto ve lo prendo. Pinaco. Sei sicura? Sì. La vuoi accendere? È la tua risposta sì, definitiva. Sì, spero di non sbagliare almeno questo punto. Pinaco in realtà è Pinacoteca, quindi è sbagliata. Non è vero, dai. È giustissima, è giustissima. A me non un punto. Questa qua che l'ho partorita. Questa che l'ho partorita io. Ah, ok. Cosa significa il nome di Trisha, la mamma di Ed e Al in inglese? Non lo so, perfetto. A. Nobile. B. Regina. C. Principessa. D. Reale. Mi ispira a cuore, a sentimento nobile. Perché era nobile di cuore? Chissà, cioè può esserci, voglio dare questo beneficio del dubbio. È la tua risposta definitiva? Sì. Quindi la A. Sì. La accendiamo? Sì. Giusto. È giusto. Ragazzi, ma come fa? Posso? Sì, per favore. 5 punti. Chi è Shibu? Ah! Ce l'avevo scelto io il nome. Si chiama così. A. A. Il marito di Izumi. B. Un alchimista di stato. C. Un fratello Armstrong. D. Il nonno di Winry. Shigu. 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 S-H-I-G-U. Shigu. Non mi ricordo. Per questo è da 5 punti. Ovviamente ha un cognome noto nella serie. So che se noi l'avessimo messo sarebbe stato evidente perché tutti gli altri hanno certo, un perché cognome, sei Shigu Rockbell o Armstrong. Non lo so, dico il marito della Curtis, non lo so. La A, quindi il marito di Izumi? Sì. Sei sicura? Sì, sicura. La vuoi accendere? Sì. Ma come fa? Si tratta di Shigu Curtis. Facciamo questa qua, così la facciamo cascare. Allora, mi sta cogliendo questa domanda. Cosa si tramanda da generazioni nella famiglia Armstrong? Domanda da 5 punti. A. Un diadema. B. Una spada. C. Uno scrigno. D. Un elmo. Che è l'elmo di Scipio. È difficile questo. Vai da 5 punti! Va. Oh, allora, che cosa si può tramandare nella famiglia Armstrong? Il pacchio d'oro. Dico spada.
Quindi, cioè, ti vuoi buttare così, spara. Ah, ti ricordiamo che hai ancora due aiuti. Dai 5 punti. Ancora, e vabbè, rischio al momento. Quindi abbiamo detto B spada? Sì. È la tua risposta definitiva? Vuoi accendere? Ah, tu mi devi dire come s***a. Perché mi ricordavo che Olivier tiene sempre importante, cioè tiene tantissimo al suo fioretto, che è la spada che c'ha. Che non è un fioretto, esatto. Ah, ho detto che la potevamo fare quella. Ma è un fioretto? No, è una sciabola anche quella. Anche quella è una sciabola. Sì. La volevamo fare come domanda, però ho detto no, non facciamo questa domanda. Anche sarei caduta troppo allora. Ma concedi? Allora, questa da 3 punti, me la tagli da 5. La parto lì da 2. Quale tra questi homunculus non è stato creato da un vero corpo? A. Lust. B. Pride. C. Gluttony. D. Wrath o Wrath. Il V doppio è muto, quindi è Wrath. È Wrath. È Wrath. Ok. Allora, è stato... Allora, ragioniamo. Perché finora mi sono abbastanza lanciata... No, hai tutto... Praticamente per creare questo Mungulus non è stato trasmutato nessun corpo, diciamo, umano. Idea, perché allora chiaramente sappiamo che King Bradley ovviamente non vale, perché comunque cioè lui è già un essere umano, quindi tu vuoi scartare la D. Perfetto, quindi ti rimane Lust, Pride e Gluttony secondo il tuo ragionamento. Sì, secondo il mio ragionamento. Sì, sono indeciso tra il tuo. Beh, puoi fare 50 e 50. E questo è da 3 punti. Pride è considerato tipo il capo degli homunculus, il primo, che è il bambino che io amo da morire. Che okay, però non so se è stato creato da sempre qualche altra smuda, perché non me lo ricordo questa cosa. Però anche Gluttony mi ispira, perché Gluttony è un esperimento del portale della verità, quindi non so se ha usato un corpo per fare Gluttony. Ma poi te lo diciamo noi? Sto pensando. Ah, io dico Superbi, dai, Pride. Pride. Quindi Pride sì, non è no. stato trasmutato da un corpo. Io dico così, se no. È la tua risposta definitiva? Vuoi accendere? Oh, ma tu mi dici come c***o fai? Ma archivando tipo per deduzione più o meno, sperando che sia quello che ho detto Gluttony o Pride, non so. Allora, due homunculus non sono state create da un corpo, che era Pride ed Envy, perché lui era muta forma. Ah, muta Tutti forma. Gli altri erano stati trasmutati o comunque creati da un corpo tipo Wrath, come dicevi esatto. tu. Pride è stata creata dall'essenza della superbia del padre, quindi ecco per questo perché si assomigliavano. Io per questo ho detto, però, ho detto sarà il primo, sarà il capo, probabilmente sarà il più forte, non è che è stato creato da ciò, ho detto dato per deduzione. Poi, questa qua, visto che parliamo di Pride, domanda un punto molto semplice. Speriamo. Quale tra le seguenti è una limitazione di Pride? A. Nessun potere. B. Ha la forza di un ragazzino. C. È confinato nella capitale. D. Non vede al buio. Non lo so, perché lui al buio non è che non vede, è che le sue capacità non possono essere usate. Però è anche legato al corpo del piccolo, quindi se lui non si può allontanare da più di un tot dal corpo di Sam. Quindi non lo so adesso, quindi è il buio o è il fatto che non si può allontanare dalla capitale. Inoltre hai sempre due aiuti. Vabbè, è un punto, ma cioè, rischio. Rischio. Quando fino a rischiare. Gira la tua. Allora, non so, dico confinato nella capitale. C, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Io non so come faccio. Non ne ho idea. E tu ti ricordi, c'è un episodio in cui Van Hohenheim gli dice: ah, tu non puoi uscire dalla capitale, perché lui lo inseguiva nel ah, sì, tunnel, vero, e poi si è arrestato. Io mi ricordavo infatti che lui oltre un raggio non poteva andare, ma non mi ricordavo esattamente che era il raggio della capitale. E Van Hohenheim mi diceva: questo ti ricorda quando vivevi dentro l'ampolla, che eri esatto, confinato. Esatto, confinato dentro l'ampolla. Vabbè, okay. A posto, intanto ho risposto giusto. Fai la prossima. Da 3 punti. Ok. Quale tra questi soprannomi per alchimisti non esiste? Cioè fondamentalmente quale alchimista non si vede in Brotherhood? Esatto, con questo fondamentalmente. A. Alchimista di ghiaccio. B. L'alchimista cremisi. C. L'alchimista di cristallo. D. L'alchimista d'argento. Zan zan.
l'alchimista di ghiaccio. Non, non mettevamo ovviamente l'alchimista di fuoco. Grazie. O il sul metodo. Allora, Hologrammi si so chi è. Di ghiaccio io so che c'è, mi pare che ci sia, però non mi ricordo chi è. E ti rimane argento, se non ricordo male, è cristallo. Cristallo. Quale dei due è quello fake? Esatto. Cristo argento. Ti ricordiamo che è sempre due idoli. Ok, sai cristallo. Questo è da 5 o da 3? Da 3. Da 3. Sto cercando se nel mio cassetto della memoria c'è qualcosa così. Ma che era l'alchimista di cristallo? Che è quello d'argento? E forse non ci sono. Ah, uno ci deve essere, uno dei due. Ma non te lo possiamo dire. Allora. A meno che usi l'aiuto. A me ispira l'alchimista. No, allora. Credo che l'alchimista d'argento forse esiste, che dico cristallo. C, quindi. La tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Sei sicura? Ed è sbagliata. È sbagliata. Allora. Allora, tu hai detto C. Sì. Dunque, praticamente l'alchimista d'argento, non ricordo chi sia. L'alchimista di cristallo è Marco. Ah, di cristallo. Cremisi, no? Sai chi è? Uh-huh. Non esiste l'alchimista di ghiaccio, perché tu ti sei confuso con la regina dei ghiacci. Ah, che è il generale. Spin. Che è il okay, generale. Quindi quella di ghiaccio era quella sbagliata. Cioè, perché era il generale Olivier. Facciamo recuperare questi tre punti. Una domanda che secondo me tu dovresti sapere. Cioè? Domanda da tre punti, questa qua. Questa che volevo fare io. Ah, lo okay. Fa io. Dai, ce l'avete fatta, non avete trovato in. Cosa fa Scar? Nella sua prima apparizione, ovviamente nell'anime di Brotherhood si intende, eh? A. Attacca Al. B. Attacca Ed. C. Si nasconde. D. Uccide una chimera. Questo da quanti punti è? 3. Tre. Allora, che c***o questa è la prima sua apparizione. Allora, mentre che lei pensa, ricordiamo che Scar era un Ishvaliano. È un Ishvaliano. Con gli occhi rossi. Con gli occhi rossi. La caratteristica molto di Ishvaliano. Curapica. Uh-huh. Che si trova nella Central City per vendicare il suo popolo, fondamentalmente. Sì. Ovviamente tutte queste cose le fa nell'anime. Sì, lo so, ma non mi ricordo in che ordine. Grazie a cazzo. Grazie a c***o. Quello è il punto. Beh, chiedo il vostro aiuto. Chiedo il nostro aiuto. Non potrei chiedere che aiuto. Daglielo tu, perché però io devi dare comunque. No? Ma stavo pensando. Ok. Lo posso dare io? Ci consultiamo se non. Semplicemente. Dici così? Oppure cosa consigli? Stavo pensando un attimino. Sembra una cosa simile, volevo fare. Mm-hmm. Diciamo così. È convinto di agire in nome di Dio. Ok. Del loro dello Dio ishvaliano, non mi ricordo come si chiama. No, mi ricordo che fosse la prima. Cioè, non sono sicura quale fosse la. Quale sia la prima apparizione. Diciamo, durante la sua prima apparizione lui parla del fatto che lui agisce per conto del suo Dio. Come i Blues Brothers. Sì, lo so che me la ricordo la sua cosa che lui dice che agiva per. Ma non mi ricordo per cosa. E questo è un aiuto fondamentale. Ti ricordiamo. Attacca Ed. Attacca Ed, si nasconde o uccide una chimera? Dico attacco Ed. Attacca Edward Elric. B, è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliato. Lui compare alla fine dell'episodio 4, quando c'è... Uccide Nina, la figlia del professore. Ed è la prima apparizione. Ma non uccide prima il dottore? Che importanza ha? Importanza. Io per questo non risposto uccidere la chimera, perché. Vabbè, se proprio dovevamo dire cosa faceva la prima apparizione, entra nella casa.
Esatto. E in realtà tipo compare nell'ombra. Perché compare nell'ombra? Perché noi ci siamo visti l'episodio, eh? Cioè la parte finale. Cioè, dovete compare nell'ombra, dovevamo dire. Vabbè, pazienza, niente, non andata male. Benissimo. Niente, mi sono bruciata questo. Vabbè. Aiuto. Ti è rimasto il 50 e 50. Gliene faccio una facile. Se stiamo parlando di lui. Vabbè. Visto che parliamo di Scar. Chi sfigurò Scar? Chi sfigurò? Sì. Okay. Chi gli ha provocato la cicatrice? Pascal. Sì. A. Ruff. B. Gimli. C. Armstrong. D. Mustang. Vabbè, date le risposte, suppongo sia Gimli. La vuoi accendere così frettolosa dopo un errore bestiale? Ah, è da un punto questo. Sì. Allora penso sia Gimli. La tua risposta definitiva, io per contratto devo chiedertela. La vuoi accendere? Sì. È sbagliata! Non è possibile essere Gimli per forza. Ci provo. È giusta. Questo è un dettaglio. Proprio di quelle che si vede. Tipo mezzo secondo in una puntata si vede. Allora non l'avrò mai notato. In quale giorno dell'anno i fratelli Elric bruciano la casa? Non ci interessa l'anno, ma il giorno dell'anno. A. 3 aprile. B. 3 giugno. C. 3 ottobre. D. 3 dicembre. Usa il 50-50. È rimasto C e D. 3 ottobre e 3 dicembre. Da questo capiamo che è stato in inverno. Per me è ottobre già inverno. Ti do un aiutino, dai. Si vede quando loro aprono il ciondolo che c'ha. No, il ciondolo, scusami. È scritto all'interno dell'orologio che ha. Ma dico ottobre. Il 3 ottobre è la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Io non capisco che i suoi poteri abbia ed è giusta. A me un aiuto l'ho usato come si deve, dai, almeno SV. Diciamo adesso sei da sola. Ah, perché ho avuto un flash che avevo cercato l'orologio su Amazon. Dove la punto? Questa dovresti sapere oggi. No, questa dovresti sapere per forza. Okay. Con quale di questi stati non confina Amestris? Non. A. Shing. B. Creta. C. Drachma. D. Aerugo. Shing. Non confina con Shing. Sì. Sei sicura di tutto ciò? Sì, perché l'estremo oriente si trova. L'estremo. La vuoi accendere? E la tua risposta definitiva? Sì. Per $5,000. Sì, che in mezzo c'è l'area desertica e poi c'è Shing. Ed è giusta. Purtroppo. Visto che stiamo parlando di Amestris, vorrei fare questa domanda, se me la permetti, che è da 5 punti. Mai. Questa l'ho partorita io con molta cattiveria. Bene. Ancora c'è il meglio conservato. Sì, sì. Stiamo lasciando l'ultima domanda, che yeah. E questa qua lo so fino adesso, perché volevo che tu usavi tutti i tuoi aiuti. Già, ormai li ho usati tutti. Appunto, appunto. La superficie di Amestris è paragonabile a quale... A quella di quale stato? A. Vietnam. B. Kenya. C. Francia. D. Cile. Parliamo di superficie in termini di chilometri quadrati. No, di forma. La forma non c'è. Ma perché forma. Tu hai trovato i chilometri quadrati di Amestris? Ma che c***o! Fate le prime cose che si trova cercando la geografia di Amestris. È al centro, ma non è così tanto grande rispetto a tutti gli altri. Non ci interessa la forma, ma il numero di chilometri quadrati. Questo è fondamentale, eh? Dico Cile, ma tanto non ho idea. Cile D è la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Io non so come faccio. Sì! Sì! Praticamente, sì, Amestris è di circa 720.000 km quadrati. Il Cile 750.000 km quadrati. Ok. Ma è l'altra tu e poi gli faccio questo. Ah, ho capito. Ok. Chi uccide Yus? A. Gluttony. B. Lust. C. Envy. D. Bradley. Ma comunque so che è Envy, quindi... Ah,
Envy, lasciamo. Ti vuoi buttare? Sì, perché si trasforma, è quello multiforme. È la tua risposta definitiva. Sì, prima è Roy Mustang. No, aspetta. Sì, sì, prima Alice in Mezzo di Roy Mustang e poi assume quelle della moglie. Quindi, la tua risposta definitiva era quella con me. Ah, no, vero, Maria Rosso, scusami. Ed è giusta, ed è giusta. Vai con l'altra. Domanda 3 punti. Questo è un altro dettaglio. Dovrebbe saperla. Cosa rappresentano i simboli che appaiono sulla porta della verità? A. Banco letto. Quello no. Quello non c'è. Non, non, c'è c'è non è quello. Mannaggia, pensavo fosse per A. Preghiere ebraiche. C. Scusi, C. B. Un cerchio alchemico. D. I manoscritti. C. Ok, scusate, scusate. Che lettere sono? Scusate. A. Preghiere ebraiche. B. Un cerchio alchemico. C. I manoscritti del Mar Morto. D. L'albero della vita. Che questa non la sapevo. È difficile perché su questa sulla porta sono state trovate un sacco di informazioni. Sì. Perché dicevano che erano cose della cultura giudaico-ebraica. Esatto. Però ma sono i manoscritti del Mar Morto, le preghiere ebraiche o l'albero della vita? Quindi abbiamo detto che io che sono un esponente quattro dottrine di Aristotele dico l'albero della vita. È la l'albero con le radici. Non lo so. Quindi D. Io dico albero con le l'albero radici. Con le radici, perché c'è l'albero senza radici ora. L'accendiamo? Sì. Ed è giusto. Allora, voglio fare una precisazione. Ho messo le preghiere ebraiche per farti confondere. Esatto, perché ci sono infatti nomi Elohim, cose, esatto. C'erano scritte nella porta. Un cerchio alchemico era, diciamo, un clickbait. Vabbè, ovvio. Ovviamente. I manoscritti del Mar Morto, che fanno parte della tradizione ebraica, sai perché li ho messi? Perché? Perché è un punto cruciale di Neogenesi Evangelion. Ah, ok, questo non lo sapevo. Ultima domanda. Da parte da noi, quindi cosa potrebbe essere? Non lo so. Cosa manca? Cosa manca? Quale di questi doppiatori italiani non è nel cast di doppiaggio di FMA Brotherhood? Ovviamente parliamo solo di Brotherhood. Che cacchio ne so? Ma senti i nomi magari, capisci. A. Maurizio Merluzzo. B. Gianluca Iacono. C. Emanuela Pacotto. D. Paolo De Santis. Allora, Emanuela Pacotto so di per certo che c'è. Quindi se secondo te Emanuela c'è, ciao Emanuela. Non lo so, non mi pare che Maurizio. Tra le altre cose. Maurizio Merluzzo non mi ha fatto accendere di Fullmetal, non mi pare. Ma te lo devo dire io? Non mi ha detto Gianluca Iacono. No, mi guarda! Ma ce l'ha mai detto nei suoi video? Boh! Ma che ne so, comunque Maurizio Merluzzo, noi ti seguiamo, però questa cosa mi è sfuggita comunque un po'. Non lo so, io dico Maurizio Merluzzo. La A, la sì. Accendiamo? Aspetta, aspetta, è la tua risposta definitiva? Ah, sì. Sicuro, c'è sembra la tua risposta definitiva, non mi fa. Sì. La accendiamo? Così, tanto non lo so. Per un milione di dollari svedesi, doppi dollari di Hunter Hunter. Quindi un milione non li prendo. Per mezzo milione di doppi dollari. La accendiamo? Sì. Sbagliata. Quindi Maurizio non me lo ricordo. Non l'ha segnato, però c'era lui. C'era Emanuela Pacotto. Lo sapevo. C'era Paolo De Santis. Non c'era Gianluca Iacono. Grande voce storica di Vegeta in Dragon Vabbè, Ball. Vabbè, visto almeno questi 5 punti in mano l'avete fatti fare. Siccome lei ha fatto schifo, credo che la grazia non se la merita. Perché? No, non te la meriti la grazia. Perché ha fatto schifo nel senso che sei andato troppo bene. Esatto. Hai sbagliato poche domande. Esatto, è un. No, ma perché a me non mi tocca mai sta grazia? Come è possibile? Perché tu vai troppo bene? E stavolta ci siamo impegnati a fare domande. Da non siamo riusciti a culo, no, e so. Certifichiamo che senza grazia tu hai totalizzato 23 punti. Della grazia, come sempre, me la vogliono concedere. Pazienza, mi accontento. E noi abbiamo messo Merluzzo perché sapevamo che tu avessi sbagliato con Merluzzo. Esatto, e io ho detto: vabbè, metti Merluzzo che lei sicuramente non. E infatti ho sbagliato perché io non. Cioè, non ci ho mai fatto caso. Non sapevo. Ah, mi ricordo che ha fatto Merluzzo. Era uno di Shing. Non mi ricordo. Non mi ricordo esattamente chi, ma era uno di Shing, era uno dei cinesi. Sì, forse sì. La Mao. Può essere. Non lo sapevo.
E vabbè, ragazzi. Chiedo perdono. Ci vediamo al prossimo episodio di Cogliani la nostra invanzia. Seguiteci anche per Gimplotti. E a presto approfondimento. Iscrivetevi al canale così voi non perdete i nostri nuovi video. Cliccate la campanellina. Non importa, la metto dappertutto. Mettete like. Commentate, scriveteci e ci vediamo settimana prossima. Ciao!